Davvero straordinario il servizio portato in onda il 19 dicembre 2017 a Le Iene, a firma, se non erro, di Cristiano Pasca. Il buon Cristiano Pasca, infatti, ci viene ad informare di una squadra di pallanuoto che si chiama la Water Polo Ability. È scritto WATER. Staccato POLO, staccato ability con la Y finale. E pensate che sarebbe, da come si legge anche su internet, la prima squadra di pallanuoto per disabili, non d'Italia, ma addirittura sarebbe del mondo. Ed è, diciamo così, qualcosa di fenomenale, perché ci si rende conto che appunto queste persone sono normali come tante altre. Io infatti definisco il disabile non come disabile, ma come diversamente abile, perché ci sono i cosiddetti disabili che, diciamo così, hanno difficoltà a compiere movimenti, ma ci sono anche persone che sanno compiere dei movimenti addirittura migliori rispetto a chi è etichettato come persona normale. Queste persone nuotano con grande capacità, si divertono, svolgono questa attività sportiva, perché alla fine si tratta di un'attività sportiva di gruppo che secondo me fa molto bene alla vita, alla salute, e ci fanno rendere conto queste persone, secondo la mia opinione, che la disabilità può trasformarsi in un valore aggiunto. Ed è proprio questo quello che viene fuori in questo pregiato servizio a firma di Cristiano Pasca, un ragazzo davvero straordinario, in cui ci rendiamo conto di come la vita di queste persone si trasforma e diventa una vita perfetta, una vita, chiamiamola tra virgolette, egregia, una vita sana, fatta di sport, fatta di piccole gioie, di piccoli piaceri che vengono ad essere soddisfatti in pieno. Io mi congratulo apertamente e visibilmente con Cristiano Pasca, perché realizza davvero, e qui lo ripeto nuovamente senza falsa retorica, un ottimo servizio, perché questi ragazzi hanno veramente grande, grande voglia di mettersi in gioco e lo fanno con grande divertimento, con grande gioia e con grande soddisfazione. Water Polo Ability, ripeto, andatevela a cercare anche sul web. Ha come stemma la foto di un pesce con dietro una palla sferica da gioco, immagino da pallacanestro. Intorno ci sono due rami di, credo, alloro, se non vado errato, oppure di rosmarino, ma sono comunque due rami di tipo vegetale. Andatevi a vedere, ripeto, il servizio in questione del 19 dicembre 2017. La recensione arriva ad oggi perché ho avuto un po' da fare, quindi me ne scuso con voi, utenti di YouTube. Si intitola 7 bello e 7 bellissimo e parla proprio di Water Polo Ability, questa squadra di pallanuoto per disabili, o meglio di persone diversamente abili. Chiamare queste persone disabili, secondo me, può trasformarsi come una sorta di offesa. Io preferisco chiamarle persone diversamente abili, quindi che diversamente sono abili in senso motorio, in senso fisico. Grazie, un saluto e iscrivetevi al prossimo video da Leandro di Roma.